E poi vorrei trovare una bella alternative art V tra rotum, gelatina o aerodactyl. Non mi ricordo sinceramente quale ha fatto. Io inizio ad aprire Enamon, come si chiama? Per Signora dei Porcini. te si chiama signora dei pollicini. E tutto il mondo. E allora, vediamo intanto se io riesco ad aprire i pacchetti in maniera un poco più ordinata. Forse no. No, mi sa neanche io. Ma comunque. Allora, sono questi pacchetti che danno un po' fastidio. Questo codicino è un bianco un pochettino sporco. Potrebbe essere mignolo. Abbiamo detto che non è vero, quindi, questa cosa del cartoncino bianco. Forse è vera solo per l'ultima carta. Per la penultima, invece no. Per la penultima, invece no. Vediamo se è vero. Io inizio con Dacca. Facciamo una cosa, guarda, prima di iniziare, prendo tutti i pacchetti e li metto qua. E tolgo il box che avete visto, molto carino, lo mettiamo da parte. E allora, metto i pacchetti qua e iniziamo. Ducklet. Ti metterei tutti i giorni. Anzi, guarda, li metto qua, di lato. Rockruff. Seal. Zorua, che a me, devo dire, non dispiace per nulla. Snover. Energia lampo. Mien Shao. Lady! Quella che ti ho trovato full art. Piano, dice che Sliggoo. nell'ultimo Questo ho potrebbe detto. essere un lucente. No. No, è Lady Reverse. Cioè, lei di reverse è È di gli. Gliscor. Lady e Cioè, Gliscor. lei di Lady normale full e art. lei di fulano. Fammi vedere un attimo cosa abbiamo. Zoroark, Giratina, Gardevoir, Emanon. Zoroark, Giratina, Gardevoir, Emanon. Zoroark, Giratina, Gardevoir, Emanon. Zoroark, Giratina, Gardevoir, Emanon. Zoroark. Cioè, guarda, Pokémon Facciamo una cosa, io me li apro tutte così, in ordine di come. Guarda, Zoroark penultimo, Giratina ultimo, Gardevoir secondo e tutta la signorina dei pollicini per primo. Vediamo che succede. Un'altra signorina. Oppure no, i primi. Chi lo sa? Chi lo sa? Non lo sappiamo. Lo vedremo ben presto. c'è la signora dei cuoricini V? Secondo La me signora dei pollicini di certo che c'è. Nel frattempo possiamo raccontare ai nostri amici bianco. che al GameStop c'è un'esclusiva dove uno può preordinare sempre per novembre la collezione ultra premium di Arceus. Solo loro la vendono. Quindi se uno vuole la deve prenotare. Infatti, noi effettivamente ancora non l'abbiamo prenotata. Dobbiamo ragionarci. Finneon, Zorua, Paras. Inkay, Whoops, Basculin, Energia Oscurità, Rose Raid, oggi non avevamo trovato forse ancora Rose Raid. No, io sto. Fanny, Bronzo neanche avevamo trovato. E Reverse, ho qualche sorpresa. Reverse Torkoal, e dietro Oscurità Rara, Ariados, che abbiamo già trovato oggi una volta. E siamo due pacchetti, niente di che. Il che mi lascia ben sperare andando più avanti, no? Questo l'abbiamo visto. Andando più avanti, guarda, c'è Oddish qui dietro. Numero Ormai l'abbiamo visto, dobbiamo indovinare chi era numero 2 adesso. Sapendo chi era uno. numero Che è 1, l'evoluzione? l'evoluzione di Oddish, non credo. Codicino, scritto stampato un po' male. Io mi accontenterei di una Trenergale, e tu trovato Charizard col codicino bianco. Bella Charizard, ah guarda Oddish, già l'abbiamo vista. Growlithe, uguale al tuo pacchetto, sì, lo te uguale al tuo pacchetto questo, Slugua, No. uguale identico, Dynamo, è Dynamo. uguale proprio, no, questa no. Energia Sì, Psycho, cosa c'era? Ariyama, Altre pure Haunter, ora però. Poliwhir, una Ma evoluzione di sì. Poliwag, la reverse è Ancora non Barbaracle, questa mi piace, questa è una bella reverse. Una bella reversa questa. E trovo. dietro Dai. Mr. Mister Mai, ci Mime. mancava. Mr. Mime non credo che ci mancava. Non Comunque. è più bravo di Sto me. per aprire il mio quarto pacchetto e sono ancora a bocca asciutta. Ma io sono felice lo stesso. E se voi lo siete pure, visto che sono sfortunato,
bel like su questo mio bel nero. Video. Oh, ma che? Appena ho parlato un cuoricino nero. E quindi nero vuol dire che è sicuro che trovo qualcosa. Sicuro 100%. Quindi al mio. Ho una TG. Ah, potete trovare una Olo, dici tu. Sì. Ah, una Olo però. Dopo quattro pacchetti, una Olo. Sì, dai, lui ha trovato quello qualcosa. Vediamo. iPhone, Roselia, Gumi, Meditite, oggi è la prima volta forse Meditite, lo troviamo, sì. Scovet, Energia, Erba, Cascun, Carbink, Nuzleaf è proprio la prima volta. Seconda. Ah, allora non lo so, se poi ora vediamo che c'è qui dietro, questa è una reverse normale. Machoki. Allora dopo. E allora è una Olo quella che troviamo. Sì. Sì. E chi era Olo? Forse. Forse quella che ci manca. Basque Legion. Ah, oh. Glastrier. Molto bello questo cavallone. Guardate che bella questa carta. Bella. Ci mancava. Faccio finta di essere contento che in quattro pacchetti ho trovato una Olo in quattro pacchetti. Ma va benissimo. Perché so, io lo so, alla fine di questo mazzo mi sono spostato tutte le carte più belle. Anche perché, caro il mio Vicky, le Leonciotti, in genere 2/3 Pokémon lucenti a box si trovano. Noi in questi primi 22 pacchetti neanche uno abbiamo trovato. Quindi, come dire, è sempre più probabile che troverò un lucente. Ma io sono tranquillo, dobbiamo completare il set quello base di Origine Perduta. Stiamo per completare la profusione. Facciamo magari un video nei prossimi giorni in cui facciamo vedere che l'abbiamo praticamente sì, tutto completo. Il video? Sì. No, basta che giri le pagine dell'album, ti svegli subito. Clefairy, oggi avevamo trovato la Clefairy. Non lo so, io non me lo ricordo. Energia metallo. Lampent l'abbiamo trovato oggi? Sì. Vabbè, tutto quello che ho trovato. Città perduta. La reverse Cascun. E dietro andiamo... Il nuovo Aridos. Chi può essere? Ah, Spirit Bomb. E vabbè, ci accontentiamo. Ben 5 pacchetti, una Olo. Perché tu invece hai dato un sacco di cose. Ma passiamo all'artwork di Gardevoir. A questo punto... Quello era bellissimo. Ma nell'artwork di Gardevoir, chi altri possiamo trovare se non Gardevoir lucente? Che mi dici? Non è il posto più adatto per trovarlo? Codicino for you 1 2 3 4 1 2. Vediamo un attimino che qua c'è. Litwick, Snover, Rhyhorn, Ipom, Roselia, Energia Acqua, Sedifer, Stunfisk, Scatola del Disastro e la reverse di Shellos, seguita da Dewgong di nuovo, e siamo a 6 pacchetti con una Olo, il che vuol dire che in questi chissà che cosa troviamo. Oppure niente. No, non credo proprio. Non credo proprio che sarò così sfortunato. Niente, dici? Dici che non trovo niente? Ecco, dici non è al 100%. Dici che dopo tutti i bianchi questo è un codicino nero. 100 per 1000 fa 10.000. Questo è bianco intanto. 100.000, scusami. Codicino bianco, andiamo avanti. 1 2 3 4 1 2. Vediamo un attimino cosa abbiamo qua. Sudowoodoo, Bronzor, Electric, Ghastly, Binacle, Energia Fuoco, Cassetta degli Attrezzi, Ariyama, Arceus Phone, Grident Reverse Schema Rara, e dietro Honkrow, che credo che ci mancasse. Honkrow non l'abbiamo ancora trovata. Guarda troppo veloce. Sì. Intanto siamo, credo, al mio ottavo pacchetto e abbiamo solo una Olo fino adesso trovata. Allora, io dico che questo pacchetto è un pacchetto fortunato. Però è uscito bianco il codice lo allora, stesso. Allora, poco fa, o oh no, poco fa, ho sbagliato. C'è qualcosa. E allora, pacchetto con codicino bianco. Un po' rovinato, non si capisce. Vabbè. Qualcosa di visto. Vabbè. 1 e 2. Aspetta, faccio vedere. E allora. Chupet, Shellos, Growlithe di Sui, Ducklet, Rockruff,
energia oscurità, acutezza lacustre, città perduta col bordo che a me piace, che poi è richiamato pure qui nel pavimento, Dottler, la reverse è una psico, più piano. Zoroark reverse, molto bella Zoroark reverse, e dietro abbiamo un doppione di una lampo rara, Manectric di nuovo. Ok, capito? Dici che se va più piano va meglio? Sì. È che vorrei tenere un pochettino acceso, diciamo, l'attenzione. Per questo vado veloce. Sì, però... Quanti pacchetti ho messo? 10. È il momento del pacchetto con codice bianco. Tutti i codicini bianchi, perché tutti i bei pull tu li hai presi. E io niente, sto a guardare se effettivamente il codice bianco fa trovare niente. Dai, c'è una cosa assurda. Jinx, Litwick. Devo andare più piano, numero uno. Oddish. Guarda, allora, cioè Ludisk che ha tanti amici dietro con lui. Anche Phalanx, Psico, Lady di nuovo, Sligo, Electric e allora. C'è qualcosa. Quindi il codice bianco abbiamo detto che non fa trovare nella carta rara, niente di che. Ma la trainer girl lei la fa trovare. Dai, c'è qualcosa. E infatti dietro Electric c'è Gardevoir lucente. Secondo me è Gardevoir lucente. Pacchetto di Gardevoir ultimo ci fa trovare Gardevoir lucente. E con questo abbiamo completato, e dietro abbiamo Pefable. Con questo abbiamo completato i lucenti di origine perduta. Che lucenti ci mancano? Tutti li abbiamo. No, uno ci manca. Quale ci manca? Non lo so. Abbiamo Eiri, Charizard, Blastoise, Venusaur. Tutti li abbiamo lucenti. Non ci manca nessun lucente. Sì, uno di abbiamo... origine perduta. No, origine perduta sono tre. E sono Steelix che abbiamo trovato l'altra volta. Steelix? Sì. Sneasel che l'abbiamo trovato un paio di volte. E adesso Gardevoir lucente. Steelix. E allora, quindi col codicino bianco ho trovato un lucente. Però, dico io, un lucente è una holo in tutti i pacchetti che ho aperto. Non è uno codicino nero. Tu dici che è una holo? No, ma potrebbe. Tu dici che è una holo? No. Io spererei che fosse un po' più di una holo. Vediamo. È una holo al 100%. Seedot. È una al 100%. Slugma. Tynamo, molto colorata questa artwork. Litleo. Mienfu, energia erba, Ambipom, Abomasnow, Pompadanni e poi abbiamo la reverse, no, questa è un aiuto, sì. Aspiratore perduto, fuoco, sembrerebbe una V, non c'è Charizard V, chi è fuoco? È Delphox. Te lo ricordi Delphox? Sì, te l'ho trovato anche. Te lo ricordi perché Delphox l'abbiamo già trovato. Ancora, questi pacchetti non mi stanno regalando niente di particolarmente bello. Hai trovato una V, una luce, e poi la V e la lucente vanno praticamente la sera. No, la lucente è un poco meno comune. Ma la cosa, diciamo, bella è che... secondo, diciamo, le pull rate medie, io dovrei continuare a trovare cose. Infatti, come vedete, questo è un altro codicino nero. Vediamo se questo codicino nero, finalmente, mi fa trovare o una full art, o una V. Alternativa sarebbe troppo, vero? Sarebbe chiedere troppo. Gloomy. No, non l'alternativa art, la full art. Meditite, Scowet, Gligar, Phantom, energia metallo, Bronzog, esperimento della cromia, oggi sono la seconda che troviamo, credo. Comala, poi abbiamo... cos'è? Niente. Cos'è? Sorelle Florido, e dietro... Sembra un abbiastro? Non ci credo, aspetta. Giratina. Giratina Viastro? No. È Drapion Viastro. Abbiamo trovato prima l'inutile Drapion e adesso l'inutile Drapion Viastro.
Però abbiamo trovato due carte di astro. Come vedi, il livello delle mie carte sale perché ci stiamo avvicinando all'artwork di Giratina. Ci mancano solo tre Zoroark e poi abbiamo quattro Giratina. E tu, nei pacchetti di Giratina, che vuoi trovare? Cosa vorresti trovare? Ovviamente, o un Giratina Niente, biastro. così ecco No, io direi che perdiamo tutti se non trovo niente. Invece, troviamo qualcosa di bello, così ce io. lo Nella godiamo. sigla, ma adesso pure nero. Questo è nero, no, già è due pacchetti che trovo nero. È sicuro. No, non può essere. È già due pacchetti che trovo nero. Troppo Infatti, fatto. ah, contro di me giochi Sì. al Pokémon Live. Questo codicino ve lo offre Riccardo. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Da. Vediamo, ho detto io vorrei trovare Comfy come rara. È una carta che non so perché ultimamente mi piace. Wurmple, Clefairy, Lichtung, Horsea, Energia Lampo, Medicham. Ma la carta che ci manca, non possiamo trovarla, sorella Florido. Porygon 2. Porygon 2 non è malissimo. Dietro abbiamo. Oh, sembra un Bronzong, che non c'entra perché non ci dovrebbe essere. E invece. Con acqua, è acqua. Dici che è acqua? Sì. E se fosse un Parasect, un altro Parasect, Il video l'ho trovato. sì, è dietro Malamar che ci mancava. Morrow. Avevamo la reverse, sì, Parasect, C'entrata un po'. Era no, non sull'altro. moltissimo, sì, un po' così. L'abbiamo già trovato Parasect, comunque non ti preoccupare, un'altra carta che aggiungiamo alla nostra bella collezione, oppure queste forse le mettiamo in vendita, non lo so, vediamo. Andiamo al mio penultimo Zoroark, che è anche il mio sest'ultimo pacchetto. Tu ce la fai a stare sveglio mentre io apro tutti i pacchetti? Come sarà questo codicino? Bianco o nero? Bianco, Bianco? Nero, signori! Ma perché speri che sia bianco? Non capisco. Quindi abbiamo un'altra carta, signori. Questa volta questa io mi auguro che sia la volta della carta buona. Va bene? Perché? Ma vincere che cosa? Che troviamo una carta? Seal, Zoro. Se vuoi qualche volta facciamo questa gara, apertura un pacchetto uno accanto all'altro con il doppio video e lo vediamo poi. Snover, Machop, Pikachu, Labiastro, Sidra, Spino, Mianshao, una Lampo Reverse, Electric. È che abbiamo una V, sembra. Spero che ci vai. Una V? Sì. No, di nuovo Pidgeot V. Sei contento che trovo un doppione? Va bene. Non è il tipo di supporto che mi sarei aspettato. Magari chi ci segue mi può supportare e mi mette un qualche like, un commento di supporto, perché qui abbiamo i leonciotti che si fanno contro se stessi. Ma chi l'avrebbe mai detto? Oh, un altro codicino nero con Zoroark. Come vedi, ho messo i pacchetti in un ordine interessante, perché questo è il terzo consecutivo, il quarto, che abbiamo trovato la Trainer Gallery, l'altra via e la Vuastro, quattro consecutivi. Viastro, Vuastro, no? Viastro. E allora, signori, Poliwag, Gligar, Gumi, e sappiamo, c'è il codicino nero, è sicuro che c'è qualcosa. Ah, potrebbe essere una holo, no, ti capisco, non è una holo questa. Energia lotta. Suona, la prima volta Sì, che lo so. la vedi. Glu. Adesso anche che trovi qualcosa. Lumineon, la reverse è Gloomy Drago, e dietro abbiamo, io vorrei una bella gold. Ops, un'altra diastro. Ma tre diastro non sono troppo. Non sono troppe tre diastro. Sto boxing comincia a essere molto fortunato. Non Chi ci è questa credo, è in diastro? colore. Chi è questa È in diastro? colore. Questa diastro è Zoroark diastro, bellissima carta nell'ultimo pacchetto con l'artwork di Zoroark. Sei il primo di... No, sono all'ultimo di Zoroark e troviamo Zoroark diastro. Bah. Questa carta forse è la più bella che ho trovato fino adesso io. No?
Zoro Arco Viastro, e secondo me posso ancora migliorare. Tu dici che di meglio non si può fare? In 4 pacchetti. Ci mancano i 4 pacchetti di gelatina. Vuoi che non troviamo? Devo stare nell'ordine io. Sì, mettili nell'ordine in cui vai, prendo. Questo? Ti ricordo che vengo da 5 codici, da 5 cose trovate. Così. Così? E ti dico che questo è fortunato. Va bene. Ok. Iniziamo a aprire. Facciamo vedere questo fatto. Il penultimo gelatino. È fortunato. Il penultimo è fortunato. Intanto io vorrei che fosse fortunato tutti e quattro. Posso tutti e quattro. Codice bianco. Vediamo un po' se questo codice bianco mi regala una carta da Trainer Gallery o un Pokémon lucente. Oppure abbiamo sbagliato e uno ci dà un... No, questo non lo può fare. La carta rara non lo può fare. Può fare un lucente o una Trainer Gallery. Un errore della stampa. Phantom, Sudowood, Bronzor, Electric, Energia Acqua. Relica, sempre gatto. Aspirazione perduto, aspiratore perduto. Gastrodon. La reverse Inkey. Eccoci qua, Parasect di nuovo. Ok, 3 pacchetti alla fine di questo box. Vi ricordo che abbiamo aperto un box di origine perduta. Sì. Un gran bel box. Abbiamo dato delle belle carte, poi alla fine ve le mostriamo tutte insieme, quelle un po' più particolari. Abbiamo trovato 3 di Astro. Ah. Abbiamo trovato 2 della Trainer Gallery, un Pokémon lucente. Abbiamo trovato un bel po' di V, non mi ricordo, 3 o 4 V. Un 4. Bel codicino nero. No, ancora non si può dire perché potresti trovare. Quindi potremmo aggiungere, potrebbe essere e questo. Il penultimo. No, potrebbe essere questo il pacchetto della carta che dico io. No, io voglio Aerodactyl Alternative V. È meglio. Lictung. Vale di più gelatina, ma a me piace di più Aerodactyl. Orsi, Shuppet, Shellos, Growlithe, Energia Fuoco, Dottler, Sidra, Spino, la reverse è Mienfu e abbiamo una Holo, Hololotta. Chi è l'Hololotta? L'Hololotta è Barbara Eagle. No, quella era reverse. Questa carta mi piace, ci mancava. È una carta che si aggiunge alla nostra collezione ed è una bella carta anche, sono contento. Sì, sono contento. Io niente, proprio anche la bustina. Ora prendo il pacchetto che tu dichiari essere fortunato, che è il 35esimo pacchetto della giornata. 35esimo pacchetto. Qua trovi qualcosa che preparate la bustina con te. Io mi fido di te. 2 perché c'è pure adesso. Ed è un codicino nero. Ma com'è questo fatto? Ho detto. Sono riuscito a mettere tutti i codicini neri uno dopo l'altro. Ma te l'ho messo io in ordine. No, i pacchetti intendo. E allora, vediamo se questa qua ci regala qualcosa. Perché devi scombinare tutte queste bustine? Ci sono le bustine. Jinx, Mahuita, Bronzor, Phalanx, sono un bel po'. Poliwan. Ma di un altro oro. La carta per la meccanica. Ci manca. Marisio non l'avevamo trovato forse ancora, no, effettivamente. Poi abbiamo Nuzleaf, braccio piano caricato. La reverse è Wurmple e sotto una Holo, un'altra Hololotta. Può essere un Barbaracolo di nuovo. Due Barbaracolo. No, Machamp. E Machamp Holo ci mancava. Tra l'altro Machamp Holo mi sembra molto simile alla Machamp Stamped, quella della promo di questa origine perduta. Preferisco Machamp. Ok, adesso siamo all'ultimo pacchetto della giornata. Siamo stati molto fortunati, quindi non possiamo pretendere tanto. Ti mangi il bianco, però dove è andato il nero? Certo, se fosse nero sarebbe strano, perché ho preso praticamente gli ultimi 10 pacchetti, 9 neri e un bianco. Non ricordo male, più o meno così è andata. Quindi sarebbe un po' strano, sinceramente. No, lo vediamo subito il colore. Nero! Un altro nero, ma veramente stranissimo. Un sacco di codicini neri uno dopo l'altro. Vediamo un po' che ha... Signori, questa potrebbe essere una carta interessante o no? Tu vorrei. No, immagino che è una bella via alternativa invece. Mienfu.
Questo è Last Pack Magic, l'ultimo pacco, abbiamo questa magia dell'ultimo pacco. Snover, Rythor, questo è il momento. Questo è il momento per un bel like sul video, energia lotta. Leghe! È sicuro un pacchetto fortunato con Leghe Leghe. Relicant, aspiratore perduto, la reversa sì, e e che cosa abbiamo dietro? Oh, una V. E chi potremmo volere di V che non è doppione? V che non... Oh, ah, guarda chi è Dactyl. Mi hanno accontentato, era Dactyl V. Sì, ma Dactyl V no, già ce l'avevamo. Però mi hanno accontentato. Mettiamolo nella bustina. E a questo punto, in chiusura, vi voglio fare vedere... Tutte le carte. Metti una fila tutta tua e una fila tutta mia. Non lo so. Intanto vediamo in modo che si vedono. Questa sicuramente... Guarda, le olo non le mettiamo. Le olo no. Mettiamo le V sotto e le V astro sopra. E anche le TG sopra. Le V le mettiamo sotto, abbiamo detto. Le TG le mettiamo sotto. Poi abbiamo un'altra V astro. Poi abbiamo un'altra V. Poi abbiamo il lucente. Il lucente lo mettiamo sopra. Poi abbiamo... Cosa abbiamo trovato poi? Non ho trovato nient'altro, io con classi non ci interessa. Pensavo di aver trovato più carte, e invece no. Tutte e due sono le carte che hai trovato. Perché sì. Guarda, io solo questo che vedi davanti. Tu hai trovato il Magda Zombie Astro, il Charizard, la Lady Full Art, lo Snorlax, ma ci entrano queste carte? Non stiamo uscendo fuori. No, ci entrano però... Un'altra fila no. Un'altra fila no. No, credo. Guardate questo bellissimo box. E metti anche l'altro. Che cosa ci ha regalato? Abbiamo anche Perseker, Drapion e poi un po' di oro. Vabbè, queste le lasciamo così. Insomma. Ah no, c'è un'altra cosa là. No, non c'è niente. Sì, no, non c'è niente. Vabbè, abbiamo trovato veramente tante belle carte. Sì. Noi vi ringraziamo. Alla fine questo box ci ha regalato le tre Biastro che vedete, una Full Art, le due Trainer Gallery, 4V, una Full Art, un lucente e un po' di oro, no, 5-6 oro, adesso non mi ricordo. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao, grazie a tutti.